Grazie. Grazie Presidente, per lo stesso motivo, perché anche lui è atteso da lavori parlamentari, chiederei di anticipare il suo intervento all'onorevole Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali. Prego Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio, ringrazio il Presidente per l'invito che ho accolto con molto piacere. In un primo momento ci si poteva forse chiedere, anche rispetto alle parole del Direttore Sallusti, ma il Presidente della Commissione Salute e Affari Sociali, cosa ci fa agli Stati Generali del Vending? Tanto più quando si parla molto di quelle che sono, come dire, le conseguenze sull'ambiente di determinate pratiche, quando passa il concetto che ormai è assolutamente attuale, cambia il paradigma, di la cosiddetta One Health, cioè una salute che è l'insieme di tre cose: il sistema, l'ambiente nel quale viviamo, i cibi, quindi la sicurezza alimentare, e poi la cura in senso proprio. Io invece vengo molto volentieri a dare un contributo, a fare, come dire, a dare un riconoscimento e dare un contributo positivo e propositivo a un settore che sul tema invece si sta impegnando molto e che ovviamente si può impegnare nei limiti in cui ha le competenze e l'area per impegnarsi. E che cosa voglio dire con questo? Voglio, come dire, intanto sgombrare anch'io subito il campo con una citazione, visto che oggi è la giornata delle citazioni, ne faccio una anche io. E cito Einaudi. Einaudi disse: migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano, nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sede di guadagno, il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come mai ci sono imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie, investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impegni. Allora, con cosa voglio dire con questo? Io sono Presidente della Commissione di Salute, ma sono uomo d'impresa perché vengo dal mondo delle imprese, ma credo che ogni progresso, ogni miglioramento debba essere fatto sempre con la giusta misura, col giusto passo, col buon senso e con equilibrio. Allora, i distributori automatici di bevande e alimenti, se ne parlava prima col Presidente, vendono esattamente le stesse cose che vendono i supermercati. Vendono quello che il mercato richiede. E allora è evidente che non si possa, che non si può e non si deve immaginare che sia il vostro settore a educare, a attuare una rivoluzione culturale, a educare la gente alla corretta alimentazione, al corretto stile di vita, eccetera. Voi già nei vostri prodotti avete ovviamente un'offerta che riguarda quel settore, avete fatto uno sforzo straordinario in questo senso sulla sostenibilità, avete un'attenzione anche al riciclo, perché il vostro programma Revending tiene conto anche di queste misure. Quindi io credo che si debba ringraziare un settore di questo tipo per due ragioni: intanto perché è un'eccellenza a livello internazionale, perché fa fare bella figura al paese, perché produce ricchezza, perché produce tasse, perché paga le tasse e quindi sostiene il paese, ed è un dovere di ciascuno di noi e in particolare della politica fare tutto il possibile perché questa realtà non solo continui a esistere ma possa anche migliorare. Ma poi voglio dire, c'è un altro passaggio fondamentale, che l'educazione delle persone non è compito vostro. Allora, io nei prossimi giorni presenterò, l'ho già annunciato e discusso col Ministro Schillaci, una proposta che mira a introdurre nelle scuole un'ora di un insegnamento di, diciamo, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria,
che voglio dire, è la scuola e la famiglia che ha il dovere di indirizzare le persone verso lo stile di vita. Nel momento in cui questo passo sarà realizzato, è chiaro che cambieranno le richieste del consumatore e il settore del vending non farà altro che adeguarsi alle richieste del consumatore, come è giusto che sia, ma lo farà ovviamente con tutta la volontà, e questa è già registrata, è già negli atti, è già nei fatti, di andare verso quel concetto di One Health, quindi di tutela dell'ambiente, dell'attenzione all'alimentazione e quant'altro. Perché lo state già facendo e sono sicuro che ci saranno tutte le condizioni per fare un percorso insieme. E a questo proposito io assumo due impegni e chiudo, perché veramente non voglio portare via tempo agli interventi che seguiranno. Il primo impegno, mi avete dato la disponibilità per venire a visitare le vostre realtà, io vengo volentieri perché voglio rendermi conto di persona di quello che so che esiste, ovvero sia delle processi e delle catene alimentari che sono, come dire, perfette, che lavorano sulla base di quelli che sono i corretti protocolli e che non hanno niente da invidiare a tutto ciò che è la frontiera più avanzata proprio nell'ambito della innovazione e della sostenibilità. E naturalmente, per quanto riguarda la competenza diretta in Commissione Salute e Affari Sociali, la giusta attenzione a tutte quelle norme che consentano di evitare le follie. L'amico Giorgio Mulet ha citato un brocardo latino che fa riferimento allo stolto che tace, o meglio, alla definizione di stolto quando non si ha il coraggio di parlare. Io credo che quando nella mente di certi politici passa il concetto che il distributore automatico debba erogare la mela senza imballaggio, bisognerebbe regalare a quei signori un libercolo dei primi dell'Ottocento che si chiama L'arte di tacere, perché talvolta, credetemi, tacere è molto meglio che parlare, e allora cerchiamo di non dire castronerie che ci portano fuori dal mondo e servono solo a uccidere realtà importanti e a uccidere il nostro paese di conseguenza, parliamo un po' di meno e facciamo un po' di più. Io sono assolutamente pronto ad assumere questo impegno. Grazie.